Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, mi sono ricordata che qualche giorno fa è stato l'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quindi perché non farci un video? Allora, questo video credo sia un video informativo, quindi io non vado a dire è giusto o sbagliato con queste cose qui. La Prima Guerra Mondiale, chiamata anche Grande Guerra, il più grande conflitto mondiale armato fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra Austria-Ungheria alla Serbia, dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. A causa delle alleanze precedenti, la guerra vide schierarsi diverse nazioni, divise in due blocchi. Da una parte gli imperi centrali, dall'altra gli alleati, di cui fa parte anche l'Italia, che però entrerà successivamente nel 1915. La guerra vide oltre 70 milioni di uomini militari e 7 milioni di vittime civili. La guerra raggiunse a scala la partecipazione di altre nazioni, decisiva fu l'entrata degli Stati Uniti a fianco degli alleati. Si conclude poi nel 1918 quando la Germania firma l'armistizio degli alleati. Io vi voglio parlare principalmente di una trilogia e di un film che traggono i tratti della Grande Guerra. Partiamo dal film. Il film si intitola Soldato Semplice. È un film italiano uscito 3 anni fa. Che vi consiglio perché è molto molto carino e racconta di un ragazzo, Gino, che nel 1917, a causa del suo compagno, costretto ad arruolarsi e in caso di rifiuto poi sarebbe stato radiato da tutte le scuole, poverino. Gino quindi poi viene spedito al fronte, assegnato a un piccolo avamposto, dove deve trasmettere segnali con il codice Morse tramite la luce del sole. Ma qui incontra un giovane analfabeta, gli farà da assistente, incontrerà nemici e una serie di personaggi provenienti da ogni parte d'Italia. Non riescono a comunicare tra loro a causa dei dialetti che c'erano all'epoca e determinati avvenimenti cambiano profondamente la vita di Gino. Io ho letto solamente una trilogia dedicata alla Grande Guerra, che è la trilogia di Marco Proietti Mancini, che è composto da parte di padre, Gli anni belli e Il coraggio dei libri. Questa trilogia principalmente si concentra sulla vita di Benedetto. Il primo libro deve affrontare appunto Grande Guerra. Quindi oggi in questo video parliamo principalmente da parte di padre. Questo libro faccia riflettere sugli anni 1914 al 1918, la sofferenza che hanno provato i cittadini semplici che non sapevano a cosa andavano incontro, perché non essendo soldati, non essendo politici, il protagonista di questo libro e i suoi familiari, i suoi concittadini, non sono proprio informati, insomma, sulla Grande Guerra. L'autore ci proietta nella Grande Guerra non dalla parte di soldati, perché credo che nessuno, o comunque in pochi, abbiano descritto il dolore, la confusione di queste persone. Non voglio dire che magari le famiglie dei soldati che sono morti in guerra non soffrano, però questo è un dolore diverso, è un dolore di chi perde un familiare, un amico, un caro comunque, senza sapere per quale motivo è morto. Poi l'autore ha uno stile di scrittura molto fluido, ma anche molto profondo, e fa capire qual è veramente il dolore e la sofferenza che c'è. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile, vuole conoscere un po' di più sulla Grande Guerra, può vedere il film o leggere. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivetevi al canale, nessuna vi obbliga, e
In descrizione trovate il mio profilo Instagram se mi volete seguire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!